Salve a tutti, bentornati su Polvere Fumetti e bentornati alla vostra forse rubrica preferita dove dovete diventare più povero ogni settimana della precedente. Settimana abbastanza strana perché non sono uscite cose particolarmente succose, particolarmente interessanti. Ci sono un sacco di manga di cui parlare, quindi per i miei standard di solito, per cui è appunto una roba un po' particolare, insomma. Come al solito alcuni di questi fumetti li trovate qua sotto in descrizione per poterli recuperare su Amazon, che come al solito se li recuperate tramite i miei link rimane una piccolissima percentuale. Altrimenti se siete di queste parti, siete di passaggio per Pavia, stranamente visto il rossore italico di questo periodo, li trovate presso la Super Gulp di Pavia, che è pronta a fornirvi i vostri fumettoni preferiti. Visto che è una settimana un po' particolare, ha sconvolto anche un po' l'indice con cui vi presento di solito i fumetti, partiamo quindi con gli spillati, edicola, e poi parliamo un po' di fumetto giapponese. Cominciamo subito con gli spillati, per cui sono usciti per Marvel Panini le solite due serie che seguo regolarmente, che sono Thor e Spider-Man. Thor, che siamo arrivati alla seconda parte di Preda con questo ritorno abbastanza incazzato del povero Donald Blake, che abbiamo scoperto essere stato rinchiuso in questa specie di cittadina fittizia, in questa illusione che si trovava ai piedi dell'albero del mondo di Yggdrasil, e non aver preso molto bene questa cosa, e quindi è tornato appunto abbastanza, come dire, risentito di essere stato ingannato, di essere stato rinchiuso in questa vera e propria prigione, appunto del tutto intenzionato a farla pagare al suo tonante alter ego e a tutti i suoi bravi compagni. Vedremo un po' come si risolverà questa situazione. È molto interessante vedere questo sviluppo da parte di Donny Cates, questo uso del personaggio di Donald Blake, che da tanto tempo non era praticamente più stato sfruttato, ricordo dai tempi di Avengers vs X-Men, quindi c'è anche un qualche modo un rispetto da parte di Donny Cates di quello che è il personaggio originale, di quello che è la storia del passato di questo personaggio. E vedremo appunto come si concluderà questa serie. Io devo ancora leggere un paio di numeri americani più avanti rispetto a questo, sono un pochino indietro. Tra l'altro Neil Bonnie-Clayne, il disegnatore di questa testata, è stato annunciato che si prenderà una piccola pausa durante l'estate per lasciare spazio al nostro italianissimo Alessandro Vitti. Vedremo appunto come sarà la visione del buon Alessandro del personaggio di Thor. E poi è uscito anche appunto il 57esimo numero di Spider-Man. Come sempre viene un'angoscia mostruosa perché sono indietro di praticamente tutti i numeri della serie di Nick Spencer, benché non è che proprio mi muoia dalla voglia di leggermela, però prima o poi dovrei anche portarmi in pari per avere un po' una capire un attimino se effettivamente ne valga la pena. Il povero Peter Parker viene malmenato malissimo da questo nemico, da Kindred, che ha fatto appunto il suo esordio sulle pagine della serie di Nick Spencer, disegnata qua da Mark Bagley, quindi c'è anche un po' anche qua un ritorno al passato, a uno dei disegnatori più importanti della storia e della definizione anche grafica del personaggio di Spider-Man. C'è anche questo piccolo inserto che riprende alcune pagine di un'altra storia molto molto importante di Spider-Man, che è Il bambino dentro, di John Mark De Matteis, dove il Goblin porta la povera Mary Jane sul luogo del delitto, dove morì il ponte, dove morì appunto Gwen Stacy, una delle pagine più sconvolgenti, più importanti del fumetto americano, del personaggio di Spider-Man, ma anche del fumetto mondiale in generale, quando proprio il mondo del fumetto mostrò che anche le cose più brutte, le cose più vere possono succedere anche appunto in un mondo come quello del fumetto, dove di solito per l'epoca perlomeno era tutto molto molto più edulcorato. E poi per quanto riguarda la DC, per quanto riguarda DC Black Label, è uscito l'ultimo numero del mio adoratissimo Wonder Woman Terra Morta, del mio altrettanto adorato Daniel Warren Johnson. Scopriamo appunto, arriviamo a questo punto, questo climax totale della serie, questo scontro fra gli esseri umani e queste mostruose creature che si sono venute appunto a creare in seguito a questo fallout nucleare. Scopriamo che ruolo ha avuto Diana, la Justice League, Batman, Superman, appunto in questo enorme disastro, e scopriremo appunto quale sarà il destino degli esseri umani, dei pochi esseri umani rimasti, di Diana in particolare. Vedremo appunto come si risolverà tutto questo conflitto, il tutto illustrato come sempre in maniera non magistrale di più da questo grande autore completo che è Daniel Warren Johnson. Purtroppo perdo ogni tipo di oggettività quando parlo di lui, quando parlo dei suoi fumetti. Per me
è magistrale, non vedo l'ora di mettere le mie mani sopra la serie di Better Bill, che appunto uscirà forse tra un paio di settimane, a fine marzo mi pare, proprio scritta e disegnata da Daniel Warren Johnson. È un piccolo passettino in più per vedere realizzato il mio sogno di vedere Daniel Warren Johnson disegnare e lavorare su Thor. Sarebbe veramente qualcosa di mamma mia, io impazzirei totalmente. E non mi dispiacerebbe nemmeno vederlo lavorare insieme a Donny Cates, riformare un po' quella che era la coppia di The Ghost Fleet. Però Daniel Warren Johnson è un autore che per detta sua lavora molto 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 più volentieri da solo, con una storia dove può fare lui quello che vuole, è il suo giocattolino, può farci quello che vuole, insomma. Quindi è un po', sarà molto più difficile vederlo lavorare insieme a Donny Cates o insieme a qualsiasi altro scrittore. Però vederlo su Thor, cioè uno dei miei disegnatori preferiti, su uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, mind blown proprio, mi scoppierebbe il cervello. Per quanto riguarda l'edicola, ho recuperato soltanto, tra virgolette, soltanto i tre numeri di Supereroe Classic che mi ero lasciato indietro, ovvero il 206 dedicato ai difensori, il 207 dedicato agli Avengers e il 208 invece dedicato ai Fantastici 4. Come sempre, questo secondo me è il modo più economico, più semplice, più agevole per riscoprire un po' l'origine della Marvel, l'origine dei vostri e dei nostri personaggi preferiti della Casa delle Idee. Sono storie che, soprattutto quelle degli anni 60, avevano un po' una certa ingenuità, ecco, mettiamola pure così. Andando avanti poi hanno acquisito sempre più maturità sotto tanti punti di vista, dal mettere in campo personaggi come Silver Surfer a toccare delle vette tra virgolette artistiche particolari, come per esempio il Capitan America di Jim Steranko, Questa notte muoio, insomma. È molto interessante vedere anche questo tipo di evoluzione. Poi adesso si è aggiunta anche al palinsesto della serie anche Doctor Strange, con le serie di Stan Lee e Steve Ditko. Sono molto molto contento di poterle leggere. È una serie che andrà avanti presumibilmente almeno fino al 250esimo numero. Mi auguro che poi si concluda, perché io non ho più spazio dove metterla. Sto mettendo tutta negli scaffali sotto la libreria, però non ho praticamente più spazio. Quindi vi prego, non torturateci oltre, per piacere. E passiamo adesso ai manga, per cui ripeto, sono uscite diverse novità, ci sono anche un paio di ristampe molto molto interessanti. Cominciamo con l'effettiva novità di questa settimana, che arriva appunto in esatta concomitanza con la conclusione della ristampa della serie originale, la serie dell'Immortale di Roaki Samura, che qua torna con questo spin-off, con questo sequel un po' apocrifo, benché l'autore originale Samura abbia collaborato effettivamente a tutti gli effetti appunto a questo progetto, che è L'Immortale, il libro dell'era Bakumatsu. Il primo numero al prezzo di 7 euro, scritto da Renji Takigawa, disegnato da Ryu Suenobu, con appunto la collaborazione anche di Samura, l'autore originale. Non voglio cerco di starci un po' attento, di non farmi troppi spoiler, perché devo ancora leggere proprio la conclusione, l'ultimo numero dell'edizione deluxe appunto del fumetto di Roaki Samura, di cui mi sono innamorato follemente. È una serie ambientata 2 anni dopo, anzi 80 anni dopo, quindi un bel po' di tempo in avanti dalla fine appunto della serie precedente. Ritroviamo ovviamente Manji, che per via di questa sua maledizione, per il fatto di avere nel suo corpo queste sanguisughe che gli guariscono costantemente il corpo e a quanto pare gli donano anche una certa longevità, appunto si è costruito una nuova vita, fondamentalmente vive tranquillo e viene appunto ritirato in ballo da questo misterioso personaggio che appunto lo riporta un po' al centro di queste vicende. Dal punto di vista grafico non mi colpisce molto, devo dire, il lavoro di questo Ryu Suenobu, benché a tratti cerchi un po' di richiamare il lavoro di Samura, con risultati abbastanza discutibili, devo dire. Però anche qua a livello visivo siamo molto molto lontani da quello che era lo stile di Samura. La violenza comunque è sempre una certa costante, gli scontri, i combattimenti ci sono, quindi possiamo stare tranquilli sotto questo punto di vista. Vediamo una bella spadata addirittura nell'occhio del povero malcapitato, che ha avuto la bellissima idea di sfidare a combattimento l'immortale Manji. Vedremo un po', non sono proprio molto convinto di questa serie, però visto che appunto la serie originale mi ha preso totalmente, me ne sono totalmente follemente innamorato,
ho detto proviamo a dare un'occhiata anche un po' a questo sequel, si sa mai che sia interessante. Mi piacerebbe vedere anche come si collegherà con la serie precedente. Proseguiamo poi con il terzo numero della nuova serie di Naoki Urasawa, che è Asadora. Appunto, giunta al terzo numero, prezzo 7,50€. Per questa serie che molto presumibilmente dopo questo numero subirà una battuta d'arresto, perché ci stiamo avvicinando, se ormai non abbiamo già raggiunto la pubblicazione giapponese. Mi pare che in Giappone all'epoca della pubblicazione del primo numero fossero usciti i primi 4 numeri forse, quindi ormai al massimo siamo arrivati al quinto di questa serie, che attraverso la storia non solo del Giappone, del Giappone che cerca di risollevarsi dalle sorti, dalle disastrose sorti per il paese della seconda guerra mondiale, la storia di questa ragazzina, di questa Asa, che cerca in tutti i modi di imporsi su una società profondamente maschilista, su una società che denigra in qualche modo, anzi che la confonde letteralmente, l'undicesima figlia di questa famiglia, di cui anche gli stessi fratelli, gli stessi genitori alle volte si dimenticano della ragazzina, che nel numero precedente era riuscita un po' a coronare il suo sogno di diventare una pilota di aerei. E qui appunto vediamo come proseguirà il suo sogno. Vediamo anche in contemporanea, in particolare abbiamo visto nel secondo numero, questa specie di misteriosa incombenza, quasi di questo, quello che sembra essere addirittura un kaiju, un mostro gigante giapponese, che sembra avere un certo tipo di legame proprio con la ragazzina, proprio con Asa. Vediamo queste misteriose apparizioni, questi tentacoli, questi non si capisce bene. Anche nel secondo numero c'era una scena molto molto strana, ambientata in questa giungla dell'equatore, insomma molto molto particolare. E boh, vedremo appunto più avanti come si svilupperà, se verrà spiegato questo genere di legame molto strano. È una soluzione che mi ha ricordato un pochino quella usata per Billy Bat, con questi colpi di scena soprattutto a inizio e a fine numero che servono un po' appunto a creare un po' di hype nei confronti della serie. Sempre parlando di ristampe, una serie che in qualche modo è stata legata all'immortale, perché sono uscite praticamente insieme, per me hanno questo legame particolare di essere state due ristampe pubblicate da Panini che ho seguito in tandem, che ovviamente è Slam Dunk di Takehiko Inoue. Stiamo nel pieno della partita tra lo Shoku e il Sanno Kogyo, come sempre a livello artistico eccezionale. Stiamo parlando di punti altissimi anche a livello grafico, a livello di intensità, cioè guardate che roba. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Cioè, veramente mi mangio le mani per non essermi portato, per non aver completato, per non aver continuato all'epoca quando lo scoprì da più giovane. Questa serie che, ripeto, come dico sempre, mi stupì soprattutto per il fatto di riuscire a farmi appassionare a uno sport che io sono proprio l'antisport per eccellenza, in una maniera mostruosa, veramente mi colpì tantissimo questa cosa. Poi, passando a Star Comics, è uscito anche il 23esimo numero della nuova edizione, anzi della nuova serie di Hiroiko Araki, che ovviamente è la nona serie, se non sbaglio l'ottava, delle bizzarre avventure di Jojo, che è Jojolion. Al solito prezzo di 4,70€, un pochino altino, sembra abbastanza alto. Tra l'altro è molto interessante, sono curioso di vedere anche qua come verrà un po' interpretata questa cosa. Volevo cercarla anche nel fumetto, se effettivamente c'era un qualche tipo di riferimento, però nella copertina non lo vedo. Nella copertina c'è questo rimando un po' di cui ho parlato per esempio in live da Fumetti Senza Paura, parlando di Fingerless di Spugna, mi pare che sia Goya, no non è Goya, non mi ricordo più, il quadro si chiama Golconda, che mostra tutti quei personaggi, tutti quegli esseri umani in piedi sulla città, che si vede anche qua dietro, tutti questi personaggi volanti. Non lo so, mi ha ricordato immediatamente appunto questo quadro, che non mi ricordo di chi è, mi ricordo che si chiama Golconda ma non mi ricordo di chi è, che è stranissimo questo. Voglio vedere appunto come verrà sviluppato, come verrà contestualizzato anche all'interno della nuova serie di Hiroiko Araki. E poi parliamo di ristampe, perché come sempre sto portando avanti anche il mio recupero in ristampe di Berserk di Kentaro Miura. Sono arrivato a leggere al 35esimo numero,
quindi sono già passato tutta la battaglia con la nuova armata dei falchi contro Ganishuka. Adesso c'è questa saga, questa mini saga, anzi, ambientata in questo misterioso villaggio che sembra essere maledetto da questa divinità del mare, che è chiaramente per certi versi una riproposizione, una, come dire, una interpretazione in chiave di Miura, dello Cthulhu di H.P. Lovecraft. C'è proprio questa statua che ricorda un po' per certi versi questa creatura, che ha dei tratti molto simili a quelli di proprio di Cthulhu. Ci sono questi personaggi, questi esseri umani che sono stati corrotti da questa maledizione, che ricordano molto degli uomini pesce, che anche qua ricorda, mi pare, la maschera di Innsmouth, se non sbaglio. Sono tutti alle prese con questi mostroni tentacolari dall'evidente forma un po' particolare. Ecco, per farvi un esempio, questi sono gli esseri umani corrotti, che appunto per certi versi hanno questi vestiti che li ricoprono totalmente, che sembrano un po' delle alghe, quindi li riportano un po' a questa dimensione marina. E mi fa molto molto piacere poter seguire questa serie, perché era da veramente tantissimo tempo che avrei voluto portare avanti appunto la serie di Miura. Poi per un motivo o per l'altro, per il fatto che non va mai avanti, per il fatto che nel 2x3 si blocca, devo dire che anche a vedere gli ultimi capitoli come sono disegnati, forse probabilmente questi sono gli ultimi numeri che mi appagheranno a livello grafico. Anzi, già qua vedo che c'è un cambiamento appunto a livello grafico, addirittura qualcuno ha detto che sembra di leggere uno shoujo per come sono diventati aggraziati, per come è diventato morbido lo stile di Miura, che però è sempre eccezionale. Qua vediamo un evidente flashback nel passato di Guts, quando probabilmente qui era ancora prima che entrasse a far parte dell'armata dei falchi. Anzi, questo sembra proprio l'inizio della saga dell'età dell'oro, che poi ha portato alla disastrosa eclissi, e mondo anche qua totalmente sconvolto da queste creature che appunto dalla morte del dio imperatore Ganishuka si è creata questa specie di falla temporale, falla dimensionale, in cui questa specie di mondo fantasy è entrata in collisione con quello di Berserk, del mondo di Kentaro Miura, in una maniera molto molto particolare. Gli unicorni in Berserk, si ricorderà qualcuno, quando appunto arrivò questo sconvolgimento. Però appunto sono molto molto contento, entro a far parte anche io di questo club di sadomasochisti, come ho detto nel periodo della quarantena, quando appunto portai avanti un po' tutto il recuperone di Berserk, per appunto tutti quanti in attesa dell'uscita, ogni speranzosi, ogni anno di un nuovo numero, ogni anno di un nuovo capitolo, perché ormai Miura si prende queste pause proprio in totale tranquillità. Ma sto divagando troppo, e parliamo adesso degli ultimi acquisti di un'altra ristampa, questa volta per Star Comics, perché sono state annunciate finalmente le ristampe per ora dei primi 6 numeri di quella che dovrebbe essere una serie di 12, se non sbaglio, mi pare che sia 12 la serie totale, della Perfect Edition, che viene appunto ristampata, di Rocky Joe, di Ashitano Joe, di Tetsuya Chiba e Asao Takamori, che all'epoca lasciai un pochino perdere. Io ho preso i primi 2 numeri e qua ho appunto recuperato i numeri 3 e 4 e ho già in casella il numero 5 e 6, e pian pianino cercherò di recuperarmi anche questa serie, perché penso di essermi perso un piccolo, anzi probabilmente anche un grosso caposaldo del fumetto giapponese, un caposaldo del fumetto sportivo, dello spokon appunto giapponese, una delle serie cult, resa probabilmente anche cult grazie alla serie animata arrivata anche in Italia, ovviamente. E mi pare degli anni 80, degli anni 70, però non vorrei dire una eresia, forse addirittura anche prima, forse anche degli anni 60, appunto di Asao Takamori e di Tetsuya Chiba, storia del pugile Joe, di questo scavezzacollo in questo riformatorio, che viene preso sotto l'ala protettiva di questo istruttore, di questo ombroso personaggio, appunto per farne un pugile. E appunto, ripeto,
aspettavo da un po' di tempo, ogni tanto andavo a cercarmi anche su eBay qualche inserzione per vedere se trovavo a un prezzo ragionevole anche la vecchia edizione, però erano tutti sparatissimi, per cui quando ho visto che Star Comics ha annunciato che avrebbe ristampato finalmente tutta la serie, immediatamente l'ho ordinata in blocco. Appunto per potermela recuperare pian pianino alla volta e poter colmare anche questo mio grave vuoto appunto del fumetto giapponese, il fumetto anche mondiale direi a questo punto. Fatemi sapere un po' cosa avete comprato e letto voi questa settimana. Sono andato un po' a ruota libera, però ho cercato anche un po' di allungare il brodino. E fatemi appunto sapere cosa avete letto e cosa avete comprato voi questa settimana. Mi raccomando, qua sotto in descrizione vi ricordo che sono alcuni di questi link, penso anche magari già della ristampa di Rocky Joe, per poterli recuperare su Amazon, altrimenti come sempre c'è la buona Super Gulp di Pavia, siete di queste parti. Sempre in descrizione ci sono anche altri link per comprare altri bei fumettoni che vi consiglio sempre di recuperare, delle perle del fumetto. E poi ci sono anche i miei link, Facebook e Instagram in particolare, ricordatevi, mi raccomando, che Instagram sto giocando un po' con la programmazione, quindi mi sto portando avanti un pochino, soprattutto con i post, vorrei cercare, cercando di non dirlo neanche troppo forte, prima che poi mi faccia la supercazzola da solo, cercare di fare un post al giorno, di parlarvi ogni giorno di un fumetto che leggo. E ogni tanto magari pubblicando anche qualche notizia, sperando che non siano notizie soltanto inerenti a Black Hammer, perché la tendenza ormai stava diventando quella lì. Non so se ci vedremo mercoledì e venerdì, perché non ho letto niente di particolarmente interessante, a meno che non lega qualcosa adesso nel weekend di cui potervi parlare, però mi inventerò qualcosa, cercherò di trovarmi un argomento da introdurvi appunto nei video di mercoledì e venerdì. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo appunto probabilmente mercoledì e o venerdì. Ciao belli!